Quelle crepe risalgono al 2021 e non destano allarme. Le verifiche hanno permesso di appurare che erano dovute a effetti termici connessi alla maturazione del calcestruzzo ed accentuati dal diverso spessore del rivestimento definitivo. Pertanto è stata esclusa qualsiasi origine di natura strutturale e non c'è pericolo di una riduzione degli standard di sicurezza per il tunnel sulla superstrada Pedemontana Veneta nel Vicentino. Lo ha spiegato ieri in commissione alla Camera dei deputati il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Tullio Ferrante, rispondendo al deputato veneto 5 Stelle Enrico Cappelletti circa un fenomeno fessurativo nella galleria Sant'Urbano della SPV. Nelle scorse settimane aveva creato apprensione. Come riporta l'agenzia Dire, il sottosegretario ha spiegato anche che è stato fatto un intervento di ripristino delle fessure effettuato mediante sigillatura con malta cementizia elastica ad alta resistenza. In riferimento al monitoraggio delle fessure è emerso che queste non hanno inciso sulla resistenza del rivestimento della galleria. In base alle misurazioni effettuate appaiono stabilizzate, lo ha spiegato Ferrante a Cappelletti.